Amici di Viaggio in Molise, questa sera siamo a Isernia, all'Auditorium, dove è in scena lo spettacolo I Tre Moschettieri. Si tratta di un musical, di un'opera pop, che vede coinvolti 50 artisti che sono stati richiamati dopo anni di collaborazioni a esibirsi su questo palcoscenico e andranno in giro per tutta Italia. Siamo andati nel backstage per conoscere i protagonisti di questa opera. Restate con noi. Parigi è il centro della terra. Parigi è ventre di balena, tu non voltarle mai la schiena, o nella pancia ti sotterra. Parigi è l'acqua ragnatela di mille luci si colora, se ti ginocchi lei ti implora, ragazzo prendi questa mela. Parigi sì, Parigi è lì, Parigi è sempre qui per te, puoi piangere, puoi ridere, tu qui puoi diventare un re. Parigi è sangue sulla seta, è foglia e oro e paramenti, lei non si cura dei lamenti. Parigi è un'anima segreta, Parigi è un'anima che grida, uomini giusti e farisei, tu non mostrare mai chi sei, ragazzo lancia la tua sfida. Parigi sì, Parigi è lì, Parigi è sempre qui per te. Vittorio Matteucci, Portos, in questo spettacolo che ha la puntata zero, la data zero qui a Isernia, la vostra è anche una storia che si ricollega a 24 anni fa, quando per la prima volta siete saliti su un palco. A dire il vero, 24 anni fa stavamo ancora facendo le audizioni per il mitico Notre Dame de Paris, dove poi abbiamo ottenuto i nostri ruoli di Frollo, Febo e Quasimodo. È una storia d'amore. La nostra, che poi si riverbera in questa storia magnifica dei Tre Moschettieri. Tre Moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, qui a Isernia, per poi provare ad arrivare altrove. Ma questo è un ottimo trampolino di lancio per voi. Direi proprio di sì. Il fatto di avere per una settimana a disposizione un auditorium, fra l'altro un bel auditorium come questo, ci fa concentrare sulla materia, sì, e poi ovviamente noi ci aspettiamo grandi piazze, però è giusto, è un inizio corretto. Qui ho trovato tantissima umanità in questa meravigliosa regione e devo dire che questa umanità rispecchia un po' questa idea di tutti per uno, uno per tutti, la solidarietà, che poi è uno dei sentimenti che più mi commuovono. L'incontro con Graziano Galatone e con Gio Di Tonno è soltanto un aspetto, perché in realtà qui è come una grande famiglia. È una grande famiglia e non è il solito discorso che si fa, è proprio così. Cioè, ci vogliamo bene, vecchi e nuovi, perché non c'è solo Graziano, Gio, ma c'è Christian, c'è Leonardo, Roberto e poi ci sono i tre giovanissimi ai quali facciamo poi padri putativi, che sono John, come vuole lui essere chiamato, il suo nome d'arte, Camilla Rinaldi e Beatrice Blaskovic. Siamo felici di essere qui, tutti sotto la guida del grandissimo Giuliano Peparini e con le coreografie, come saprai, di Veronica Peparini e di Andreas Müller. Fa passa gli occhi e passa dritto, se non
uscirne da sconfitto. Parigi sì, Parigi è lì, Parigi è sempre qui per te. Puoi piangere, puoi ridere, tu qui puoi diventare un re. Parigi fa, Parigi sa, Parigi sa quello che fai. Puoi fingere, puoi vincere, tu qui puoi diventare un re. Ragazzo, sta più attento. Siamo con Gio Di Tonno, Athos, sul palco e autore soprattutto delle musiche di questo spettacolo. C'è stata una ricercatezza di mesi anche per poter stilare quello che poi vedranno a Isernia sul palco. Sì, un grandissimo lavoro. Io poi ho una doppia responsabilità, quella di interprete e di autore delle musiche, di compositore. È un lavoro oceanico, perché ovviamente ridurre un romanzo di 1000 pagine a 2 ore di spettacolo non era impresa facile. Io credo che ci siamo riusciti. Siamo stati fedelissimi alla scrittura di Dumas. Poi il tocco, diciamo, di originalità ce l'ha messo sicuramente il regista Giuliano Peparini, che ha avuto una visione ovviamente più moderna. Un lavoro fatto a 4 mani, questo ci tengo a ricordarlo, con l'autore dei testi, che è Alessandro Di Zio, è un mio grandissimo amico d'infanzia, e ci tengo a sottolinearlo perché questo è uno spettacolo che racconta l'amicizia fatto da tanti veri amici, quelli sul palco, quelli intorno, quelli dietro le quinte, che hanno lavorato a questo progetto. Un lavoro sudato, ma quanto possiamo vedere è pure un lavoro che ha portato delle ferite e problemi di percorso, se vogliamo. E non abbiamo ancora iniziato. Questo è praticamente uno scontro, diciamo, chiamiamolo scontro aereo, come succede nel calcio. Sono gli incetti del mestiere, insomma, dei rischi che si corrono quando si fa uno spettacolo così dinamico, in cui ci sono duelli, in cui ci sono insomma, lotte. È il 600, e noi raccontiamo il 600, che era un periodo storico molto difficile, vivo, carnale, fisico soprattutto, e sono cose che capitano, però insomma, prendiamo le contromisure. E poi non c'è un moschettiere senza una cicatrice. Io penso che il giorno prima stavo dicendo, cioè, silicone, quello che si usa per farsi le cicatrici, mi faccio una cicatrice qui, una qui, e poi invece ho fatto tutto reale, risparmiamo di trucco. Ne parlavamo prima con Vittorio, che vi siete ritrovati dopo anni sul palco a interpretare questo ruolo, e il vostro motto è proprio uno per tutti, tutti per uno in questo caso. Assolutamente sì, direi banalmente l'unione fa la forza. Con Vittorio e Graziano abbiamo condiviso tanti spettacoli, da Notre Dame ovviamente, Promessi Sposi, insomma abbiamo fatto poi tantissime serate, concerti, anche con spettacoli recital insieme, ormai ci capiamo veramente con uno sguardo, abbiamo 3 voci differenti, 3 caratteri differenti, e guarda caso io li ho chiamati, diciamo così, alle arti, come si dice, proprio perché rappresentano al meglio proprio la personalità di Porthos nel caso di Vittorio e quella di Aramis nel caso di Graziano. Che non sono poi così distanti dal loro essere, un po' uno un po' guascone, gigione, che è Porthos, e il lato, diciamo, che pochi conoscono di Vittorio, che invece è una persona molto simpatica, e stessa cosa Aramis, che è un sognatore, uno che poi avrà anche una fase, una crisi esistenziale, rivolgerà, diciamo, al suo aspetto spirituale, una conversione spirituale. Io sono invece quello un po' più, tra virgolette, mediatore tra i due, ed è quel ruolo di Athos, che è un po' il saggio, quello un po' più oscuro, ombroso, cosa che io sono in parte, anche se so essere molto compagnone, molto socievole. Insomma, ci integriamo, ci compensiamo, e il pubblico, insomma, se ne accorgerà, ne vedrà delle belle, e si stupirà di questo trio, che spera di confermare quanto di buono abbiamo fatto in questi anni. Ultima domanda, data 0 qui a Isernia, per poi conquistare altri palcoscenici.
Sì, assolutamente, io sono felicissimo perché poi io sono abruzzese, quindi siamo proprio vicini di casa e sono felice di fare questa data qui a Isernia, che ci ha accolto con grande entusiasmo in questo auditorium, che, insomma, che ci ha messo in condizioni proprio di lavorare al meglio, e poi seguirà un lunghissimo tour, questa è proprio la data zero, dove roderemo un po', rodiamo tutto lo spettacolo, e poi lungo tour fino a maggio con le grandi città, Roma, Bologna, Milano, eccetera, eccetera, Napoli, un lungo tour, si prevedono tante serate, si prevede tanto entusiasmo, è quello che ci auguriamo tutti.